Sono stato qui la prima volta nel 1961. Allora al governo c'era un onesto comunista, Vladislav Gomulka, e a Varsavia predicava il cardinale Stefano Wyszyński, che aveva scontato 3 anni tra carcere ed esilio. Colpa la difesa appassionata del vescovo di Kielce, ingiustamente accusato. Anche il compagno Gomulka era stato in galera. Allora era di moda mettere dentro i dirigenti del partito considerati macchiati dal peccato di titoismo. L'influenza del Cremlino era evidente. Ci fu un momento in cui il ministro della difesa polacca era addirittura il maresciallo sovietico Rokossovski, una specie di viceré. Anche in quegli anni i polacchi erano alle prese coi problemi economici e addirittura alimentari. Gomulka parlava del rapido sviluppo del paese, ma calavano i raccolti e l'esportazione e l'industria progredivano lentamente. Il reddito più sicuro, e ha tanta importanza anche oggi, era rappresentato dai dollari che mandavano i compatrioti emigrati in America. Varsavia, questa è Stare Miasto, che vuol dire la città vecchia, fu distrutta durante l'occupazione dei tedeschi. I polacchi l'hanno ricostruita con fedeltà assoluta, avendo per modello le tele del Bellotto e quelle del Canaletto. Ancora una prova di attaccamento al passato. Ha detto Winston Churchill, sono poche le virtù che i polacchi non posseggono e sono pochi gli errori che non hanno fatto. Ma quasi sempre hanno pagato il conto alla storia e anche alla geografia, stretti come sono tra la Germania e la Russia. Quando Stalin e Hitler si sono messi d'accordo, la Polonia è stata dilaniata. Con la fine della guerra ha perduto 180.000 km quadrati a est, a vantaggio dell'Unione Sovietica, e ne ha guadagnati 102.000 a ovest, a spese della Germania. E poi ha perduto 6 milioni di cittadini, 3 milioni erano ebrei. Disse una volta un grande cardinale, il primate Stefano Wyszyński, la Polonia è stanca di essere il Cristo delle nazioni, ha il diritto di vivere come gli altri, serenamente. Vi siete sempre dibattuti tra i russi e i tedeschi. Lei dice quello che pensa un russo non lo sa nessuno, nemmeno un altro russo. Perché? Io non lo so perché, ma è proprio così. Cioè, forse non è così, ma così mi sembra. E così sembra a molti polacchi. È una civiltà estranea all'esperienza europea nel senso mediterraneo. Nel senso in cui la civiltà europea viene concepita come risultato dell'esperienza dell'antichità, del giudaismo e del cristianesimo. La civiltà russa, perché non si tratta solo di cultura, ma di qualcosa di più, profondo, è semplicemente diversa, differente. Così come lo è, ad esempio, la civiltà cinese, che per un europeo è misteriosa, esotica, attraente, difficile da penetrare. Ebbene, io penso che noi, come nazione che da secoli confina con il popolo russo, lo conosciamo forse un po' meglio degli italiani, per esempio, o dei francesi o degli spagnoli. Ma comunque lo conosciamo poco, lo conosciamo superficialmente. Basta leggere Dostoevskij per capire che è diverso, che è più misterioso, ermetico, oscuro e insondabile di un Balzac, per esempio, o di uno Shakespeare, o dei grandi scrittori della letteratura italiana. E dei tedeschi, lei scrive, essere i migliori in ogni campo, essere ineguagliabili, questa è la loro ambizione. Io penso che le cose stiano effettivamente così. I tedeschi hanno innato in se stessi l'ideale del perfezionismo, la nostalgia del perfezionismo. Questo non è un rimprovero, e non vorrei che fosse considerato un rimprovero rivolto a tutto ciò che vi è di tedesco e a tutta la storia, e a tutta la storia germanica. Si tratta soltanto
dell'aspirazione ad un ideale di perfezione che ovviamente però provoca conseguenze disastrose in determinate circostanze storiche, come la guerra, per esempio. E io di questo ho parlato, fra l'altro, nei miei libri. Insomma, non si tratta solo di perfezionismo nella letteratura, nella tecnica, nella scienza, ma anche, purtroppo, nell'atrocità, nell'uccisione e nello sterminio. Ci sono nelle nostre vicende alcuni nomi di luoghi che hanno un suono sinistro. Marzabotto, Lidice, Oradour e Katyn. Katyn è in ordine cronologico il primo massacro della Seconda Guerra Mondiale. Nella foresta che circonda questo posto, a 16 km dalla città di Smolensk, in un giorno imprecisato del 1940, furono uccisi forse 4.000, forse 5.000 ufficiali polacchi. Quando la Wehrmacht invade la Polonia, il governo polacco in esilio a Londra, presieduto dal generale Sikorsky, ottiene di ricostruire un esercito per combattere Hitler accanto ai sovietici. Comandante dell'armata viene nominato il generale Anders. È in prigione a Mosca, alla Lubianka, ma quando si tratta di ricostruire i reparti, migliaia di ufficiali mancano all'appello. Nel 1943 i nazisti attribuiscono ai russi la responsabilità della strage. Sikorsky chiede spiegazioni, Stalin ribatte e rompe ogni rapporto col governo degli esuli. 3 anni dopo, indagando sull'eccidio, un magistrato polacco trova uno scambio di telegrammi tra l'NKVD, la polizia politica, e un suo agente a Katyn, nel quale si parla di esecuzione. Il giudice finisce misteriosamente ucciso col cranio fracassato da una chiave inglese. A Varsavia si ritiene che il crimine sia stato ordinato da Stalin e c'è un forte movimento per domandare a Gorbaciov di aprire un'inchiesta. Ma il governo tentenna per non turbare i rapporti col Cremlino. Secondo l'interpretazione degli storici francesi, Stalin voleva decapitare l'intelligenza polacca. Ed ora, fratelli, parliamo dei campi di Katyn. Questi ufficiali sono stati catturati e distribuiti nei 3 campi di concentramento di Kozelsk, Ostashkov e Starobielsk. Una parte erano ufficiali di carriera, ma la maggior parte erano stati mobilitati allo scoppio della guerra. Erano il fiore della cultura polacca. Fra questi c'erano 50 accademici, 800 medici, centinaia di letterati, giornalisti ed esponenti di spicco della vita politica e sociale polacca. Insomma, la parte migliore della nostra gioventù. E questi ufficiali non si aspettavano di concludere così repentinamente la loro esistenza. Nessuno poteva immaginare un simile epilogo. Fino all'ultimo si aspettavano la liberazione o la deportazione in un paese neutrale o la riconsegna ai tedeschi, ma erano stati ingannati. I russi avevano programmato di ucciderli e così era stata inscenata tutta la faccenda. Quanti furono i superstiti? Di tutti quei 15.000 prigionieri, di tutti quegli uomini, di quanti eravamo nei 3 campi, Ostashkov,
Starobielsk e Kosielsk, dove mi trovavo anch'io, di tutti noi, di ben 15.000 persone, se ne sono salvati 432. Come si è salvato? Mi sono salvato solo per un semplice motivo. Per ordine della NKVD, anche se il nostro treno aveva raggiunto il posto dove tutti gli altri venivano portati per essere assassinati, il treno proseguì oltre. Ed è così che ci salvammo. Perché questo accadde e come mai, quale fosse il motivo di quella decisione in virtù della quale di 15.000 uomini si sono salvati solo quei 432, nessuno di noi lo sa. E fino ad oggi non siamo in nessun modo riusciti a scoprire la chiave di quell'enigma, per capire, insomma, perché fummo risparmiati, mentre tutti gli altri, con un solo colpo alla nuca, vennero uccisi. Cosa hanno rappresentato i comunisti per la Polonia? Penso che siano stati quello che erano per tutta l'Europa centro-orientale, quello che erano per il mondo. In primo luogo sono stati un grosso malinteso della storia. Semplicemente, se così si può dire, un guasto del buon Dio. Qualcosa si era guastato nella storia del mondo. Ma devo dire comunque che i comunisti, cresciuti tra le fiamme della rivoluzione del 1917, certamente erano fedeli ad un'idea ed erano animati dal grande sogno di salvare il mondo, di correggere il mondo. Cioè le loro intenzioni erano sicuramente nobili, per cui non oserei mai paragonare l'ideologia comunista a quella nazista, che era nichilista e si fondava unicamente sull'odio. A guidare i comunisti erano certi ideali bellissimi dell'umanità, ma era una setta il cui sogno meraviglioso di un mondo futuro fu contaminato dalla malafede. E dalla malafede discendeva la mala volontà. E inoltre l'ideologia comunista, come il programma di ogni setta, aveva i suoi condizionamenti psicologici e le sue conseguenze psicologiche. Loro si sono sempre comportati in ogni paese come i paracadutisti lanciati sul territorio nemico. In fondo hanno sempre agito così. Il comunismo non si costruisce senza un nemico. E questo è terribile in questa ideologia. Insomma, è un'ideologia non per qualcosa, ma sempre contro qualcosa. Per questo il comunismo è stato condannato alla sconfitta. Ciepłem i światłem dnia, gdy w życiu mym pełno mgły, kiedy w krąg szare dni, tak jak słońca błysk, byłeś ty, byłeś dla mnie. Kochanie, wszystkim czym można być pogodą mych wszystkich dni i dniem świątecznym co dzień. Ty, kochanie, tylko ty. To ty, kochanie, tylko ty, to ty, ty, kochanie, tylko ty. A suo parere del passato che cosa resiste? Penso che resistano più cose di quanto non ne siano cambiate finora in Polonia. I cambiamenti sono tutto sommato abbastanza superficiali. Riguardano la scenografia. Sono stati più che altro dichiarazioni di principio per distrarre la gente.
Del passato resiste soprattutto la mentalità sociale. Resistono moltissime delle caratteristiche che la società ha assunto nel giro di questi 45 anni. Per esempio, la mentalità che porta la gente a ricercare il comfort nel luogo di lavoro piuttosto che nella vita. Il fatto che la sete di benessere si manifesta più nelle parole che nei fatti. Che la capacità di cavarsela da soli è ridotta ai minimi termini e che ci si attende di avere tutto dallo Stato. Resiste al tempo la struttura produttiva, molto arretrata, fonte di vari problemi economici per la Polonia, problemi che il vecchio regime comunista ha eluso per decenni. Resistono all'azione del tempo i legami reali che esistono nel mondo economico e poi in fondo anche tutti gli atteggiamenti politici che oggi si manifestano pubblicamente con forza, compresi gli atteggiamenti estremisti o sconcertanti, e che esistevano anch'essi in precedenza, benché in forme più caute. Negli ultimi 10 anni due personaggi hanno dominato la vita polacca, Lech Wałęsa e il generale Jaruzelski. Chi sono? Lech Wałęsa, l'uomo che ho incontrato per la prima volta 10 anni fa, è diventato la personificazione delle aspirazioni polacche. Questo operaio di fede profonda, dotato del senso di giustizia della propria lotta, possedeva una cosa di cui in quel momento, come oggi, la Polonia aveva il maggior bisogno, il senso della speranza. È l'uomo della speranza. Penso che Lech Wałęsa oggi continua ad essere il messaggero della speranza nell'Europa centrale. E chi è il generale Jaruzelski? Mi riesce più difficile raccontarlo, perché non conosco il generale Jaruzelski. Di Lech Wałęsa posso dire di conoscerlo, è il mio amico, l'uomo con il quale insieme abbiamo partecipato allo stesso movimento e con cui abbiamo lavorato insieme per il nostro paese. Il generale Jaruzelski è stato per me l'uomo della parte opposta, del potere che aveva rinchiuso nelle carceri sia me che Wałęsa. Ragionando più che altro da storico, mi chiedo quale sarà il giudizio della storia sul generale Jaruzelski. Due risposte si impongono. Secondo la prima, Jaruzelski è l'uomo che si era risolto a proclamare il 13 dicembre la legge marziale in Polonia e aveva soffocato le speranze polacche. Ma al contempo è l'uomo che partecipa, penso, lealmente e onestamente ai processi dei cambiamenti attualmente in atto in Polonia. Sembra incredibile, ma in Polonia non c'è più il mercato nero della valuta. Fino a non molto tempo fa chi aveva dei dollari li poteva cambiare a condizioni diverse, ma sempre vantaggiose, col cameriere o sui marciapiedi attorno all'albergo, coi tassisti o col portabagagli. La via di Varsavia al socialismo passava da Napoli. Tutti sanno che da queste parti l'economia è in crisi, l'inflazione galoppa sempre al di sopra del 50% mensile e i salari sono bloccati, così la gente deve stringere la cinghia. Le botteghe sono ben rifornite di merce, ma mancano i quattrini per comperare. Si è ridotto il livello di vita, ma è una delle condizioni da affrontare per avere la libertà e per passare dal capitalismo di Stato al mercato libero. Si pensa di chiudere le aziende che non producono profitto, ma il provvedimento, per alcuni aspetti salutari, farà crescere il numero dei disoccupati. Qui, anche se l'operosità è di solito scarsa, il diritto al posto di lavoro era garantito. Salgono intanto i prezzi e in 3 mesi è triplicato quello dello zucchero e sono raddoppiati il pane, la vodka e la tassa di circolazione. Sulle strade, all'ora del passeggio o quando chiudono le fabbriche e gli uffici, si moltiplicano le bancarelle.
I polacchi hanno il genio dei piccoli affari e improvvisati commercianti, contadini, vecchie donne, pensionati, offrono guanti di gomma, vasetti di marmellata di fragole, aglio, burro, carne e frutta delle campagne. E intanto gli economisti si preparano a privatizzare. Ma chi avrà il denaro per comprare? Anche gli stranieri possono diventare padroni di casa o di palazzi e le occasioni a Varsavia sono le più convenienti dell'est. Ma il medico l'ha controllata questa carne? Certo, certo, guardi che la carne è controllata. Possiamo mangiarla tranquilli? Per non parlare poi del fatto che io con la mia piccola pensione posso permettermi un pezzo così per tutta la settimana. E anche così devo decidere se devo mangiarmela tutta in una volta o dividerla in due. E poi magari fare una minestrina con l'osso. Il problema economico è il più grave, ma ce ne sono anche degli altri. Ritengo sia il problema economico quello fondamentale. È dalla sua soluzione che dipende la democrazia in Polonia. Il destino della riforma democratica in Polonia dipende dalla nostra capacità di riformare l'economia. Io ci credo. Anzi, ritengo che la Polonia abbia avviato la riforma la più ardita, la più radicale. L'ha potuta avviare e la può attuare per il fatto che la Polonia dispone di un capitale di fiducia nei riguardi del suo governo formato da persone di Solidarność. Penso che a due mesi dalla sua attuazione siano avvertibili i segni che ci dimostrano che seguiamo la strada giusta. Non mancano tuttavia anche segnali d'allarme. Si è riusciti a domare l'iperinflazione, ma appaiono sempre più insistenti i segni della recessione economica. Io confido che la direzione politica ed economica polacca saprà dare risposta a questi sintomi inquietanti e sfruttare quanto di positivo si è riusciti a ottenere. Jak najciszej proszę mój, a przedtem spójrz w oczy tak jak tylko ty, patrzeć na mnie umiesz, chcę uwierzyć, że przede mną nikt nie uczył się tych słów na pamięć, więc mu szeptem, szeptem się nie kłamie. Sono tornati Casinò e marciano a gonfie vele. Anche nei paesi dell'est c'è chi ha soldi ed è disposto a giocarseli. Forse non è il caso del signor Wilczek, di nome Mieczysław, che di quattrini ne ha tanti e non vuole di sicuro rischiargli alla roulette. Tutto si concilia. È stato anche ministro dell'ultimo governo comunista. Ingegnere, lei è ricco? In Polonia passo per tale, ma sa, tutto è relativo. Come ha fatto a diventarlo? Normalmente, con il lavoro. Sono laureato e diplomato al Politecnico, ho 20 brevetti. Ho lavorato alcune decine di anni e questo è il risultato. Chi è un povero in Polonia? In Polonia non ci sono persone veramente povere. Su questo punto non mi trovo d'accordo con molti. Non perché passo per un ricco, ma perché so che cos'è la povertà. E so pure che in Polonia e persone veramente povere non ce ne sono ancora. Ma ci saranno, perché quello che sta succedendo in Polonia mira a rendere i ricchi più ricchi e a impoverire i più poveri. E nei regimi comunisti i miliardari come si trovano?
Penso che si trovino bene, come ovunque, come in ogni regime, anche se qui non c'è più un regime comunista. E a guardarlo a ritroso, nella prospettiva degli ultimi 10 anni, cioè il periodo in cui stavo facendo i soldi io, quello non era un regime veramente comunista. Lei ha detto che Marx è morto 100 anni fa. Quanti polacchi ritengono il suo insegnamento ancora importante e vivo? Penso che siano stati ben pochi i polacchi in qualsiasi periodo che considerassero viva la dottrina di Marx. Pochissimi polacchi hanno potuto conoscere la sua dottrina. Quello che veniva proclamato come marxismo nei paesi dominati dal sistema totalitario non aveva nulla a che vedere con Marx. Molti polacchi condividono l'opinione di un mio amico rabbino con il quale mi incontravo un tempo a Londra. Egli mi disse che Marx proveniva da una ricca famiglia di banchieri, una famiglia ebraica per bene, ma non era assolutamente tagliato per gli affari e perciò ha inventato questa disgrazia. E forse il mio amico ci vedeva giusto. Da qui, in un anno, 500.000 di ebrei partirono per la deportazione. Fu l'ultima tappa prima della morte. Il 19 aprile 1943 scoppiò la rivolta, durò fino al 6 maggio. Tutti gli edifici vennero distrutti e quasi tutti gli abitanti furono sterminati. Nell'agosto del 1944, quando il destino della Wehrmacht sembrava già segnato, Varsavia si ribellò. Per 63 giorni partigiani e civili si batterono disperatamente. Sull'altra riva della Vistola l'Armata Rossa assisteva impassibile. Più di 250.000 caddero, la capitale fu completamente rasa al suolo. I superstiti si muovevano come fantasmi in un deserto di macerie. Mi chiamo Boleslav Scenz. Lavoro nel cimitero da 10 anni come becchino. Sto compilando anche l'elenco delle tombe tuttora rimaste. Qui sono sepolte circa 250.000 persone. Una parte delle tombe è distrutta. Una parte è deteriorata per via del tempo che passa. È un cimitero in stato di abbandono, perché a Varsavia, di fatto, non ci sono più ebrei. Di sepolture ce n'è una al mese. Quindi il cimitero è abbandonato. La vita ebraica a Varsavia praticamente non esiste, poiché non esistono molte cose necessarie agli ebrei. Per esempio, non c'è la cucina ebraica, non c'è la mikvah, cioè il bagno per le donne sposate, non c'è, o meglio, c'è il rabbino. Un anno fa è venuto un rabbino da Israele, ma la vita ebraica è comunque molto poco sviluppata. Questo cimitero è in fondo l'ultima prova della presenza residua degli ebrei. Qui mi trovo presso la tomba dei miei genitori. Qui riposa mia mamma. Là mio padre, morto 7 anni fa. Mio padre ha lavorato proprio qui dopo la guerra. Si occupava del cimitero. Io ho raccolto la sua eredità, cioè sono rimasto in Polonia per curare ancora questo posto, questo cimitero, fare il mio dovere sino in fondo, essere l'ultimo becchino ebraico. Adesso cantiamo le preghiere nell'anniversario della morte. Sono anzitutto degli Almolarachma. Naturalmente lo potrei cantare, magari sulla tomba dei miei genitori. In Polonia ci sono, a quanto pare, circa 15.000 ebrei.
Io penso che ce ne siano di più, ma non tutti sono ancora usciti dalla clandestinità, perché qui i giovani non vogliono rivelare di essere ebrei. Prima se ne vergognavano perché avrebbero potuto avere delle noie per questo motivo, per esempio nel lavoro professionale. Ma ora quelli che sanno di essere ebrei vengono da me, perché per noi ebreo è colui che ha la madre ebrea. Così stabiliscono i nostri statuti. Non conta il padre, ma la madre. E ce ne sono molti, perché in Polonia erano rimaste delle bambine piccole. I loro genitori erano morti nei lager, ma prima di esservi rinchiusi erano riusciti ad affidare i loro figli ad altre persone. Affidavano per la maggior parte le bambine, perché in quel caso i tedeschi non potevano stabilire se fossero ebrei o meno. Quanto ai maschietti, li riconoscevano dalla circoncisione e se li scoprivano ciò veniva severamente punito anche con la morte. Ma le fanciulle piccole non le potevano riconoscere. Tra gli ebrei del ghetto e i cittadini di Varsavia che rapporto c'era? La comunità ebraica in Polonia era una comunità molto specifica. Erano 3 milioni di uomini che da decenni rappresentavano un elemento distinto nella vita della società polacca. Buona parte degli ebrei polacchi non parlava polacco, non conosceva questa lingua, e quindi i tentativi di aiutare quegli uomini erano già votati al fallimento. Erano uomini condannati in partenza allo sterminio. Gli ebrei che si potevano salvare erano quelli che avevano la possibilità di mimetizzarsi con l'ambiente polacco, quindi conoscevano la lingua polacca, conoscevano i costumi polacchi e avevano qualche contatto con la società polacca, ma erano molto pochi. Mi scusi, ma la domanda non vuole essere indiscreta. Lei è di origine ebraica. Perché è diventato cristiano? È una domanda personale, rispondendo alla quale dovrei evocare i fatti del mio curriculum di tutta la mia vita. Ritengo non sia una domanda che si riferisca a un dibattito pubblico. È un fatto mio, personale, di privacy esclusiva. Che differenza c'è fra queste due condizioni oggi in Polonia? Na pewno tak. Ah, certamente c'è. E lo dico avvertendo che di tempo in tempo riappare il peso di taluni odi, di talune esclusioni e idiosincrasie. Ma vorrei anche dire che circola in Europa un certo stereotipo ingiusto e per nulla radicato nella realtà, codesto stereotipo dell'antisemitismo che sarebbe proprio della cultura polacca. La Polonia è invece il paese che attraverso secoli interi dava l'immagine di un paese di convivenza tra gli ebrei e i non ebrei. È sul suolo polacco che si concretavano, avvenendo, i destini del popolo di Israele, i quali costituiscono una parte integrante della storia della Polonia. Io spero che, allorché appare una voce che sembra riecheggiare l'antisemitismo polacco, ebbene, non sia che una voce marginale, che non può assolutamente definire la voce della cultura polacca, della vita sociale polacca. Come ha vissuto un artista come lei in un regime comunista?
Penso che la mia vita non sia stata diversa da quella di molti altri artisti. In Polonia, nel regime comunista, è vissuto anche un premio Nobel per la letteratura, Singer. È vissuto anche il nostro grande drammaturgo Sławomir Mrożek. È vissuto il nostro grande poeta Herbert. Tutti siamo vissuti in questa e non in un'altra situazione. Molti di loro sono partiti per l'estero e vi risiedono da anni. È chiaro che è facile la situazione di un poeta che scrive e mette le sue poesie nel cassetto. Più difficile, invece, è quella di un regista che per ogni suo film deve ricevere il beneplacito sia dalla censura sia dall'autorità per poter fare il suo film. Io non mi lamento. Semplicemente si viveva come si poteva. Non ritengo che la mia vita sia stata sprecata. Semplicemente ho sempre fatto quello che si poteva fare, con la speranza che un giorno sarebbe successo quello che sta avvenendo oggi. Abbiamo lavorato e aspettato, ma non abbiamo aspettato passivamente. Abbiamo lavorato affinché si avverasse quello che è avvenuto. Se una persona muore all'estero, lo mettono lo stesso l'annuncio? Dipende. È a pagamento, se paghi lo pubblicano. Perché la gente muore? Un secondo. Di cuore, di cancro, di incidenti, perché si è vecchi. No, ma io dico, che cos'è la morte? La morte? Il cuore smette di pompare sangue. Niente sangue al cervello. Così, tutto si blocca. E andate. Fine. E che cosa resta? Ma resta quello che uno ha fatto. Il ricordo di quello che ha fatto e di lui. I ricordi sono importanti. Quali sono i suoi rapporti con Dio? Dal punto di vista, penso che, come ogni uomo, anch'io ho dei rapporti con il buon Dio. Ma non avverto un forte bisogno di mediazione. Credo di potermela cavare da solo. Che cosa l'ha indotto a raccontare attraverso i peccati dei polacchi, i peccati del mondo? Penso che mi abbia indotto a farlo la confusione generale che regna nella sfera dei valori umani e morali, e che regna ovviamente in Polonia. Penso che, a dispetto dell'opinione tradizionale che presenta i polacchi come persone estremamente tolleranti, noi oggi siamo molto intolleranti e troviamo enormi difficoltà a riconoscere, a capire, perfino ad ascoltare le ragioni degli altri. Ci sembra che quello che noi sappiamo, quello che noi sosteniamo, quello che è importante per noi, debba essere per forza importante per tutti. L'intolleranza mi sembra attualmente il nostro peccato principale. Intolleranza in ogni campo, nella politica, nel costume, nella religione, in tutte le sfere della vita, ecco. Lui è buono? Sì. Intelligente? E pensi che lui sa perché si vive? Penso di sì. Papà mi ha detto che si vive per facilitare la vita a quelli che verranno dopo di noi. Ha detto anche che non sempre ci si riesce. Sì, non sempre. Papà ha ragione. Vivere è la gioia di poter fare qualcosa per gli altri, poterli aiutare, esistere. Qualcuno ha detto la libertà ha un profumo e forse è questo che riempie l'aria polacca mentre esplode la primavera dell'est. Siamo alla casa di Frédéric Chopin, una gloria e il simbolo
di un sentimento e di un atteggiamento collettivo, il romanticismo, esaltazione e condanna dello spirito della Polonia. Contessa, dopo la rivoluzione francese fu chiesta un nobile come se l'era passata in quei tempi scomodi e lui rispose: ho vissuto. Lei come ha trascorso il lungo periodo del regime comunista? Fin dall'entrata dei russi noi ci siamo sempre sentiti come emarginati, come braccati. La gente non si fidava di noi, spesso fingeva di non conoscerci, di non vederci per la strada, anzi avevano paura di mantenere i contatti con noi. Ovunque eravamo allontanati, respinti. Era molto difficile farsi ammettere agli studi superiori. C'era chi ha affrontato gli esami più volte, superandoli anche molto bene, ma erano sempre riusciti a trovare un pretesto per non ammetterlo. A me è andata molto bene. Sono stata ammessa a sociologia, scienze sociali. Però quanti dispiaceri. Per lungo tempo sono rimasta sola nel mio banco. Nessuno voleva prendere posto vicino a me. Arrivavo da sola all'università, uscivo da sola, anche se ero nell'età in cui i giovani sogliono stare in compagnia e stanno bene insieme. A studi ultimati ho conseguito il titolo di Magister, che mi soddisfa. Come ha trascorso il lungo periodo del regime comunista? Per me i momenti peggiori della vita sono stati quelli della deportazione in Russia. Nel 1945, subito dopo l'entrata dei russi, quando ci associarono al gruppo dei Rajivil, degli Zamoyski, dei Krasinski. Eravamo in tutto 16 persone. Prima ci avevano portati in giro per la Polonia, passando per varie carceri, per vari luoghi orribili, dove faceva molto freddo. Era un inverno molto duro, con temperature fino a meno 25-28 gradi. Allora avevo 18 anni. Partito da qui, da Cracovia, il cardinale Karol Wojtyła per andare a Roma in Vaticano a continuare la sua guerra nel nome di Dio. E di recente ha potuto annunciare: Dio all'est ha vinto. È lontano il tempo in cui Stalin chiedeva: quante divisioni ha il Papa? Allora Pio XI denunciava il comunismo nell'enciclica Divini Redemptoris come intrinsecamente perverso e Pio XII ne confermava il carattere anticristiano. Che cosa è cambiato con l'avvento sul trono di San Pietro del cardinale di Cracovia, di Giovanni Paolo II? Można by rzec, że przede wszystkim Polacy. Si potrebbe dire che i polacchi, anzitutto, hanno raddrizzato la schiena, hanno preso coraggio, hanno acquisito la fede nella possibilità di cambiamento della realtà polacca.
Hanno sperato nella grande occasione. Il cardinale Wojtyla era un rappresentante noto e illustre della Chiesa, della gerarchia, ammirato per la sua collaborazione con il cardinal Wyszyński, per il suo atteggiamento di solidarietà con il cardinal Wyszyński, che assisteva sempre nei momenti difficili. I polacchi si sono sentiti in notevole misura valorizzati. Hanno provato orgoglio per il fatto che dalla loro nazione era uscito il successore di San Pietro, una delle figure più influenti nel mondo. Anche questo ha contribuito a far assumere alla gente, ai polacchi, un atteggiamento di contestazione nei confronti del regime comunista in generale e dell'ordine istituito da quel regime sul piano sociale, economico e politico. Wojtyła è stato accolto come una specie di ricompensa da parte del destino, da parte di Dio, per tutto ciò che questa nazione aveva sofferto e anche per tutto ciò che aveva portato sulle spalle. E questo era legato a un enorme senso di gratitudine, al ringraziamento verso la storia, verso Dio. Lo si vedeva ad ogni passo. È una cosa divertente ma caratteristica della mentalità polacca. Nelle giornate in cui fu eletto, non ci sono stati furti in Polonia, non ci sono state rapine. I ladri di professione hanno sospeso l'attività perché ritenevano di doverlo fare per riguardo alla propria nazione, alla propria tradizione, a se stessi. Per alcuni giorni la Polonia divenne un paese di uomini buoni. Il 16 ottobre 1978 sale sulla cattedra di Pietro, eletto, dicono, con 99 voti su 111, il cardinale polacco, e l'arcivescovo di Vienna, Franz König, commenta: «Per l'Est è un sussulto della terra». Subito dopo la sua elezione, Giovanni Paolo II lancia infatti un appello che è ritrasmesso da oltre 40 televisioni. «Non abbiate paura», dice, «spalancate i portoni a Cristo, alla sua potenza salvatrice. Aprite le frontiere degli stati e i sistemi economici e politici». E ancora, la Chiesa dell'Est non è più quella del silenzio perché il Papa parla al suo nome. Il 2 giugno del 1979, in Piazza della Vittoria a Varsavia, 3 milioni di fedeli ascoltano Karol Wojtyła che esclama: «Nessuno può escludere Cristo dalla storia dell'uomo in nessuna parte del globo». Poi sostiene Solidarnosc: «Sono giorni bui, il Papa consiglia a Brezhnev il non intervento dell'Armata Rossa». Con la salita al potere di Gorbaciov cambia il dialogo col Cremlino. L'Unione Sovietica sta vivendo una grande crisi economica e morale. Mikhail Gorbaciov ha bisogno di appoggio e di sostegno. Giovanni Paolo II lo riceve e gli parla di Dio e degli uomini e gli dice che la verità vincerà e la fede, le tradizioni e la cultura uniranno i popoli nel segno della solidarietà. Cade il muro di Berlino. Il presidente cecoslovacco Havel va ad ascoltare il Tedeum celebrato dal cardinale Tomaszek. La Romania si libera dal suo tiranno. L'Ungheria, con una rivoluzione gentile, va verso la democrazia. Nella Germania, che vuole uscire dal socialismo reale, si afferma un partito cristiano. Il primo papa slavo ha la sua parte in queste grandi vicende.